Ciao a tutti, benvenuti sul canale. Oggi la giornata pisticamente più difficile per me, almeno finora, essendo principiante, perché oggi da 6 famiglie andrò a creare 5 nuclei minimali, ovvero con probabilmente solo un telaino di covata, più mi ero messo da parte delle scorte, quindi gli unirò anche uno di scorte. Alcune famiglie, 2, sono su 10 favi, per cui potrò toglierne 2 perché inserirò al posto del favo che tolgo di covata un cereo da melario nel nido, in maniera da fare il campero sbagliato, e voglio portarle tutte a 9 telaini, a 9 favi con il diaframma. Ho orfanizzato una famiglia involontariamente, come spiegavo nell'altro video. Quella famiglia è su 10 favi. Lascerò delle cellerali perché ho smesso chiaramente di controllarle in quella famiglia, per cui dovrebbero essere già alla seconda settimana ed essere già formate, credo addirittura già opercolate. Oggi non userò il microfono esterno durante la visita perché voglio essere più concentrato sulle operazioni che vado a fare e non voglio avere il filo in mezzo alle scatole, perché è abbastanza fastidioso. Quindi se l'audio non sarà buono me ne scuso in anticipo. Sterilizzatina agli strumenti. Ho già preparato tutto il materiale che mi servirà, i cassettini di polistirolo, avevo questi, però al momento non posso permettermi 5 casse, probabilmente me le costruirò appena potrò andare ad acquistare il legname. Poi ho dei diaframmi di polistirolo che userò nei mini nuclei, perché comunque portandoli a 850 metri preferisco tenerle un po' strette per motivi di temperatura serale e notturna. E da qualche parte, eccoli qua, i favi di scorte, non pieni, comunque, favi di scorte che avevo prelevato precedentemente. Come dicevo, non userò il microfono esterno, quindi ci sarà parecchio rumore, anche perché la telecamera è nera, vicino alle casse le api l'attaccano. Mi scuso, ma oggi priorità assoluta a quello che devo fare, perché non voglio fare grossi errori. È comunque la cosa più difficile da quando ho iniziato l'apicoltura, per cui non voglio avere rotture di scatole. E andiamo a iniziare le visite. Uff, che emozione! Allora, tra l'altro, ok, qua direi 0 formiche, che è già una buona cosa, o comunque pochissime formiche. Ho già messo il caffè, la cenere alla base delle case, chiaramente poi ha piovuto, però su un paio di casse c'è un problema di formiche, non dentro la cassa, sul coprifavo, i dischetti sono aperti. Per cui oggi metterò alla fine della visita il caffè e la cenere. Allora, qua le api sono a melario, direi che hanno costruito e stanno costruendo. Brave, brave, brave. Stanno costruendo melario. Calcolate che il secondo anno e l'altro anno non hanno neanche fatto cera, però 1, 2, 3, 4, 5, ok, chiaramente loro iniziano dal centro e io cosa voglio andare a fare? Voglio andare a scambiarli, per esempio. Non solo, cioè sono pieni di acacia, minchia che soddisfazione, prima volta che vedo miele melari. Signore, qua fra una settimana vengo a raccogliere, io gli metto questo qua, vedete, questo foglio cereo, glielo metto qua al centro e
Ragazzi, è pieno di acacia. Questi glieli ho messi 10 giorni fa, dopo che si erano appena costruite 2 foglicerei da nido. Spero che vediate. Sono pieni di acacia. Minchia, che bello. Facciamo che invertiamo questo qua, che comunque non ha depositi ma è quasi costruito, con quest'altro che è quasi completamente costruito e pieno a metà. Tac, tac. Poi ditemi se ha senso, è sta roba. Ottimo, bom, belle, tranquille, brave. Fate anche tanta propoli. Poi prossima cosa, andiamo a vedere bene come, quando e produrre la propoli. Una cosa per volta, facciamo sempre una cosa per volta. Scusate se non vi faccio vedere, ma oggi, poi dopo magari ve ne faccio vedere qualcuno. Allora, questo potrebbe essere un candidato, quindi ricordiamoci, secondo da destra. Oddio, anche qua super covato. Ecco la regina, perfetto. Allora, a rischio di perderla, qua c'è il reginone, bello ciccio. Ma se ci sono larve così piccole. Sì, sì, c'è papparale sotto. Sono veramente microscopiche. Dai, questo qua quindi diventa il telaino per l'altro nucleo. Ok, sempre da questa parte qua dove non c'era la regina vado a pigliare. Campero sbagliato. Abbiamo detto questo discorso, ce lo siamo tenuto da parte. Questa non aveva il diaframma, glielo metto. Ok, andate giù anche voi, andate giù. Escludi. Secondo mini nucleo fatto. Ok, questa qua è la famiglia che ho organizzato. Ho già pronto qua il cassettino con uno con un po' di scorte, sempre di quelli che avevo messo da parte. Dai, ne prendo 2 di quelli. Questo con un po' di scorte, così non devo neanche scuotere le ali, ma se un po' le scuotiamo lo stesso. C'è una cella reale già praticamente chiusa. Ce ne fosse anche un'altra dall'altra parte. Prendo, non voglio scrollare perché voglio tenere, eccone qua, eccone anche una qua. Bon, questo lo metto qua dentro. Oh. Fatemi ricontrollare. Sì, questo, ma sì, ne è abbastanza di covata. Ok, boh, api ce ne sono tante, io faccio una cosa. Poi devo controllare anche
che ci siano uccelli reali qua nel nido, se no nascono gattina. Queste praticamente di scorte. E poi devo trovare altre celle reali. Ok, qua ce ne sono. Boom, questa cassa, finita la visita. Ne ho vista. Lo troviamo. Se ce ne sono per caso anche altre, che male non fa. Reali. Qua è pieno, qua ce n'è una, qua ce n'è un'altra, quindi boh, questa qua, finito la visita. Mettiamogli un cero da costruire, va? Mettiamo un cero da costruire, vado a prenderlo che quelli non li prendi. Così man mano che qua nasce la covata, le altre api hanno meno roba da seguire e costruiscono. Magari costruiscono anche il melario, benedetto. Dai, l'ultima. Ottimo. Fatemi vedere, uova. Spero che vediate anche voi. Come dico, oggi sono più sull'operatività che sul video, quindi portate pazienza. Sì, però ci sono delle larve veramente veramente piccole. E anche uova, perfetto. Bon, quindi questo con un bel pataccone, scorte, miele e proteiche di polline anche da questa parte, poi comunque c'è già un po' di scorte qua dentro. E ora non ho visto la regina qua, la andiamo a cercare nel nido. Nope. Qua finché non la trovo non me ne vado. Dovessero pure rifarsi la vergine, che ho perso l'altra, me ne sto qua finché non vedo una regina. Eccola qua. Bon, trovata. Qua avevo già controllato prima, non ci sono celle reali. E adesso controllo gli altri favi. Non ci sono celle reali, perfetto. Metto qua, poi prendo questo, tanto la regina era qua, e lo scrollo nel nuovo nucleo. Controllo celle reali. Ecco qua. Questo è un abbozzo di cella reale. Via. Finto campero sbagliato. Ok, quinto nucleo fatto. Quindi ho ufficialmente 11 famiglie d'api da oggi. 6 casse, una orfana, una in cui purtroppo mi è scappata una o due celle reali. Strano, perché ero stato attento, ma avevano già dentro uova e propoli. Una era chiusa, l'ho messa per fare un nucleo. Vedremo, la regina comunque cicciona e sta deponendo. Boh. Ok, poi una pulita barra controllata ai fogli. Allora, io gli lascio un pelino aperti per aerazione e per evitare che le api... Tra l'altro questa cassa qua, che è la più forte,
è che è quella che stanno mettendo, hanno quasi riempito il melario. Una delle due su cui ho fatto il test per la varroa. E questa era l'altra. Sono salito a melario e c'è scorta anche a melario. Quindi io lo rivaluto il test. Ho dovuto interromperlo perché c'era stato quel ritorno di freddo e poi il problema delle api morte nei vassoi, che però non era legato al formico perché c'erano anche in famiglie dove non avevo fatto il test col formico. Però queste due famiglie su cui ho fatto il formico, porco boia, sono quelle che hanno portato miele a melario. Io sinceramente spendere 65 euro per i mite away, se ne vadano un pochino a quel paese. Cioè uno spende 6 euro di formico, poi in primavera non ci sono queste temperature che lo fanno evaporare chissà a quali velocità. Siamo in Piemonte, qua le api stanno iniziando, le regine stanno iniziando a deporre a fine dicembre, quindi cioè ci va un trattamento primaverile precoce. Allora, siccome un paio di famiglie hanno il problema delle formiche, per quanto abbia messo cenere, per quanto ci siano i dischi aperti, io in sti 2 giorni mi sono ammazzato di caffè. Mi sono ammazzato di caffè. Un pochino di fondi di caffè io glieli metto qua, poi gli metto anche la cenere. Adesso metto anche la cenere. Quindici e 47, un'ora e tre quarti più o meno. Anzi, anche 2 ore che sono qua a smadonnare. Quindi mi riposo un attimo, mangio un boccone, mi do una sciacquata, poi carico i nuclei sulla macchina e li porto nel secondo apiario. Dai. Ok, pronti per la partenza. Metto un po' di nastro in maniera che non mi si aprano in macchina. Poi in macchina ho preparato così un telaio in maniera che i fondi rimangano sollevati e le api possano prendere aria. Ok, appena partito. Qua sembra tutto tranquillo. Sembra tutto tranquillo e speriamo che stia così per un'ora e un quarto. L'odore è fenomenale, proprio odore di acacia, di nettare, di polline, bello, bello, una bella esperienza a prescindere dall'aspetto lavorativo. Ok. Sono le 7:15, sono venuto su piano 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 con i finestrini aperti per farle areare. A vederle così direi che stanno bene. Direi che stanno bene. A vederle così non ce ne sono di morte sul fondo, quindi stanno bene. Ora le sistema. Sta iniziando a gocciolare, sì, dalle montagne, perché con sto caldo fa umidità, si ferma sulle montagne. Senti che bel
Rumorino. Senti che bel rumorino. Cosa succede adesso? Succede che le lascio qua per 2 giorni, quindi lunedì per pranzo. Sicuramente mi verrà la tentazione di venire domani, ma non saprei a far cosa. Le lascio chiuse, come suggerito da Anonimo, per un paio di giorni. Lunedì a pranzo vengo qua, le apro, me ne sto qua un pochino con loro, guardo se le bottinatrici iniziano ad andare e tornare. Non dovrebbe piovere lunedì, almeno il meteo non dà pioggia. E boom, dai, una bella avventura, il viaggio in macchina, suspense, perché tutte le buche, tutte le vibrazioni. Poi di queste famiglie, ecco, non ho fatto caso dove le ho messe, ma 2 hanno già la cella reale chiusa. Una ha presa un favo che aveva 2 o 3 celle reali da quella famiglia che aveva orfanizzato. 10 giorni e dovrebbe nascere la regina, se ho fatto i conti giusti. E un'altra invece da una famiglia da cui mi sono sfuggite delle celle reali, per cui ho trovato anche lì un favo. Va a sapere come ho fatto a farmelo scappare, probabilmente era quello con sopra la regina, non l'ho scrollato, va a sapere. E comunque anche quella ha celle reali già praticamente chiuse. La prossima settimana andrò nell'altrapiario e cercherò di evitare la sciamatura con la gabbietta, imprigionerò la regina, mi studio bene come si fa. Altra cosa qua, quando non ci sarà più covata, prima che la nuova regina deponga, verrò a fare un gocciolato con lo salico, così parto con famiglie belle pulite. Oh, dai! Soddisfatto, minchia, è la cosa più figa che ho fatto finora come apicoltore, a parte marcare la regina, quello mi era anche piaciuto. E qua, se tutto va bene, dovrò marcarne 5, quindi allo stato attuale ho queste 5 famiglie, 5 con regina di là, anzi facciamo 4 con regina, 5 con regina, di cui una sarà in procinto di sciamare, anche se la regina era cicciona e continuava a deporre, c'erano anche uova, non vuol dire niente, lo so, però io le celle reali, a parte quelle che ho usato qua, le altre le ho distrutte, conto mercoledì, giovedì della prossima settimana di andare là e recuperare lo sciame, esperienza che mi manca e non mi spiacerebbe fare, mi sarebbe piaciuto farla uno sciame di qualcun altro, però, oppure ingabbio la regina e evito che sciami e che si porti via parte della famiglia. Queste continuerò a moltiplicarle in continuazione per fare altri sciami, altre comunque li farò dalle altre casse. Il target è arrivare a una ventina, invernare una ventina di famiglie, poi se sono 30, meglio ancora. A me è piaciuto un sacco sta cosa, veramente una giornata la più lunga, più intensa e più bella giornata pistica che ho avuto finora, più bella ancora che andare a installare i primi 2 nuclei quando li acquistai l'altro anno. E basta, dai, gli ingressi li ho rivolti di qua, in maniera che, per 2 motivi, perché comunque qua vicino c'è un sentiero, quindi se qualcuno passa dietro le casse e dovrebbe essere più al sicuro, e poi perché comunque essendo un ripiano non particolarmente ampio, io qua riesco a operare meglio. Inoltre il vento in montagna così dovrebbe fare, e proteggo gli ingressi dal vento.
un salutino alle api prima di partire. Spero le vediate qua dall'oblò, sono lì vive e vegete. Vediamo se si sente o se si vede poi qualcosa da sotto. Qua ronzio ce n'è. Dai, se il video vi è piaciuto, vi è stato utile, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e grazie a tutti per la visione. A presto!